Ciao bambine, ciao bambini, benvenuti all'ora delle storie del martedì. E oggi vi presento una straordinaria favola dedicata a uno dei più grandi e suggestivi artisti del Novecento, René Magritte. E a raccontarcelo in questo delicato e poetico albo illustrato e Lilith Moscone con le illustrazioni di Francesco Chiacchio per libri volanti. Buon ascolto! La signora azzurra vive in una parte del pianeta dove è sempre giorno. Il giorno si riflette nei suoi occhi decorati di nuvole e si riflette nelle piante del suo giardino. La signora azzurra ama il giardinaggio, andare in mongolfiera ed esercitarsi nel salto in alto. Alla signora azzurra piace l'altezza e tutto ciò che l'avvicina al suo piccione viaggiatore che la segue ovunque vada. Il signor blu vive in una parte del pianeta dove è sempre notte. La notte si estende sopra e oltre il suo cappello. Al signor blu piace dipingere, ascoltare la musica e passeggiare assieme al suo piccione viaggiatore che lo segue ovunque vada. Una volta accadde che i due uccelli volarono via, lontano dai loro rispettivi padroni. La signora azzurra si mise alla disperata ricerca del suo piccione viaggiatore. Il signor blu fece la stessa cosa. Non poteva vivere senza il suo piccione viaggiatore. Li cercarono per mesi e mesi fino a trovarli appollaiati sullo stesso ramo, in quella zona di confine dove il giorno incontra la notte. Lì si incontrarono anche la signora azzurra e il signor blu. Si innamorarono e decisero di costruire la loro casa proprio in quella terra situata tra il giorno e la notte. Da allora il giorno e la notte vengono chiamati semplicemente cielo. Cielo è diventata la parola che indica un confine. Dove c'è una frontiera, c'è un cielo a unire il chiaro e l'oscuro, un uomo e una donna, tutti gli uomini e tutte le donne. La signora azzurra è anche conosciuta sotto il nome di Georgette Bergère e il signor blu sotto quello di René Magritte. Nella sua casa, Monsieur Magritte si è divertito a dipingere nuvole a forma di pane, di sassi giganti, montagne a forma di uccello e uccelli dal petto a forma di foglia. Monsieur Magritte ha mischiato gli oggetti tra di loro come conigli nel cilindro di un mago per creare nuove combinazioni. Tutto può essere stravolto e messo insieme come il giorno e la notte. Una storia d'amore incredibile da solo, come sono o dovrebbero essere le storie d'amore, ma è anche una poesia fatta di colori e personaggi che prendono vita sulla carta, ispirata direttamente alle opere di Magritte e alla sua poetica. Se sfogliate le ultime pagine troverete delle riproduzioni delle opere di Magritte, pronte a suggerirvi nuove storie che potreste scrivere o illustrare come hanno fatto Lilith e Francesco. E noi ci rivediamo martedì prossimo. Come sapete, la biblioteca è aperta solo per il prestito e le restituzioni, ma noi ci auguriamo di potervi accogliere presto e di poterci ritrovare qui all'interno della nostra sezione, ragazzi. A presto! Thank you.